Vi state avvicinando a Flesh and Blood, ma non sapete come iniziare? Vi è stato consigliato quindi di partire dal formato Blitz, ma non sapete dove reperire un mazzo? Esiste nel caso una soluzione pronta all'uso per imparare all'atto pratico le numerose dinamiche che muovono il gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro terzo appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo. Flesh and Blood è un fenomeno che sta dilagando ancora di più nel mondo, coprendo aree sempre più vaste di ogni nazione, Italia compresa. Ma ogni volta che un nuovo combattente si avvicina per la prima volta al gioco, dopo aver appreso le regole di base, una domanda sorge spontanea. Quale eroe scelgo? Ebbene, in FAB ci saranno delle soluzioni ben specifiche che soddisferanno questa esigenza attraverso mazzi precostruiti. Andiamo quindi a scoprire assieme di cosa si tratta, rispondendo infine alla domanda: conviene acquistare i Blitz Deck per iniziare a muovere i primi passi in Flesh and Blood? Andiamo a dargli un'occhiata. I quattro Blitz Deck di Monarch vedranno come eroi Livia la Shadowbrute, Chain lo Shadow Runeblade, Boltin il Light Warrior e Prism la Light Illusionist fare la loro comparsa. Questi mazzi precostruiti avranno al loro interno un numero totale di 40 carte, più l'eroe, le armi e gli equipaggiamenti. In descrizione vi lascerò il link della pagina web ufficiale del sito, così che potrete reperire le decklist dell'eroe che più sarà di vostro interesse giocare. Ma questi mazzi non solo avranno tutto l'occorrente che potrà tornarvi utile per combattere contro i vostri amici o conoscenti in avvincenti sfide, ma ci sarà anche la possibilità di reperire piccoli pezzi da collezionismo. Di cosa sto parlando? Scopriamolo assieme! In ogni mazzo lampo di Monarch potrete trovare un singolo pezzo di armatura Spell Fray che potrà essere reperito esclusivamente attraverso l'acquisto di questi articoli e in nessun altro modo, o almeno non al momento. Saranno disponibili il Clock nei mazzi di Boltin e Livia, i Gloves in quello di Chain e i Leggings in quello di Prism. Mancherà quindi la Head, che chissà se riusciremo a vedere in una prossima pubblicazione. Ma non è tutto qui, perché oltre a questi pezzi unici di equipaggiamento, ci saranno anche delle carte che aiuteranno a sviluppare turni davvero interessanti quando si deciderà di innescare il loro effetto. Anche in questo caso, questi quattro elementi potranno solo ed esclusivamente essere reperiti attraverso l'acquisto dei Blitz Deck. I Mentori saranno delle carte di rarità Majestic, che potranno essere giocate dalla mano nell'arsenale senza pagare costi in risorse. Una volta posti in campo, essi verranno rivolti a faccia in su e a seconda dell'eroe, quando verranno soddisfatti i requisiti, dopo aver accumulato un certo numero di segnalini lezione su di essi, innescheranno il loro effetto, venendo rimossi dal gioco, permettendo in seguito al proprio allievo di andare a cercare una carta specializzazione nel mazzo, per posizionarla in seguito scoperta nell'arsenale, pronta per essere utilizzata. Arconte, segnalini, lezione? Ogni mentore avrà un suo modo di operare. Ad esempio, Lord Sutcliffe dirà che ogni volta che giocherete un'azione non attacco dovrete infliggere un danno arcano ad ogni eroe, per poi mettere un segnalino lezione su di esso. Quando ci saranno tre o più token potrete rimuoverli, assieme al mentore, per andare a cercare la specializzazione nel mazzo e posizionarla, come già stato detto, scoperta nell'arsenale. Potrete utilizzare come segnalino lezione qualsiasi cosa, partendo da un semplicissimo dado fino ad arrivare a del ghiaccio finto, reperibile nel reparto acquario di ogni negozio di bricolage della vostra città. In sintesi, nei quattro Blitz Deck di Monarch potrete trovare delle carte esclusive come l'equipaggiamento Spell Fray e le carte Mentore, che daranno a livello di valore una certa importanza a questi mazzi precostruiti.
dopo aver visto cosa vi aspetterà con i Lampo di Monarch, vediamo assieme cosa avranno in serbo per voi i restanti tre mazzi della penultima espansione di Fab. Briar, Lexi ed Oldim saranno i tre eroi che potrete trovare nei Blitz Deck di Tales of Aria. Ogni mazzo sarà composto, come per i primi quattro, da un totale di 40 carte, più l'eroe, le armi e gli equipaggiamenti. Potrete come sempre usufruire del link che vi ho lasciato in descrizione per visionare la decklist di ogni singolo Blitz appartenente a questo set. In questo caso però non ci sarà la presenza del mentore né di pezzi di armatura in esclusiva, ma d'altro canto avrete a disposizione un insieme di elementi che sono stati pensati appositamente per sgombrare le idee del nuovo giocatore per farlo concentrare appieno sullo scontro che dovrà affrontare. Molto più vicini al livello di costruzione di un classico Blitz deck creato appositamente per affrontare un torneo locale, ogni singolo mazzo avrà tutto l'occorrente per fornirvi un'ottima base di partenza da cui iniziare. Vi basterà semplicemente giocare quanti più match possibili per comprendere appieno lo stile di combattimento del vostro eroe. Se poi affronterete delle partite con degli armigeri veterani, di sicuro la vostra comprensione delle varie dinamiche che caratterizzeranno l'eroe riceverà un'accelerazione non da poco, facendovi entrare sempre più nella mente del vostro campione, iniziando partita dopo partita, addirittura ad arrivare a pensare come penserebbe lui. Questo creerà un legame che durante uno scontro, ve lo posso garantire, farà davvero la differenza, conferendovi molte più possibilità di portarvi a casa la vittoria. In sintesi, i Blitz Deck di Tales of Aria saranno dei semplici precostruiti, che però forniranno davvero un buon punto di partenza per costruire il vostro mazzo personalizzato, avendo già a disposizione una referenza concreta da cui poter partire. Dopo questo rapido sguardo al contenuto dei 7 deck, non vi resterà altro da fare che scegliere l'eroe al quale vi sentirete più vicini, magari ritrovandovi nel loro stile di combattimento e iniziare a giocare. Sì, ho capito Arconte, ma che ne so io che stile di combattimento ha ogni singolo eroe? Se non lo avessi capito, sto iniziando a giocare ora. Avete ragione, e quindi a tal proposito è giunto il momento di parlarne. Per questo ho chiesto consiglio al buon Stefano Cini, che saluto, che mi ha fornito una panoramica generale di ogni eroe e del loro modo di affrontare una battaglia, così da farvi una prima idea sul come utilizzarli, correlato anche da azioni utili che potranno esservi di aiuto per incastrare le prime sinergie e dar vita a potenti attacchi da scagliare ai danni del vostro avversario. Partiamo quindi con l'analizzare lo stile di combattimento di Prism, per poi continuare, eroe dopo eroe, ad avere un quadro più chiaro di ogni campione presente nei Blitz Deck. Prism, essendo un illusionista, combatterà creando, per l'appunto, illusioni, per prevenire offensive in caso di difesa e allo stesso tempo sferrare potenti attacchi. La creazione delle Spectral Shield sarà di fondamentale importanza, dato che l'eroina ne potrà letteralmente fare un uso smodato sia attraverso l'utilizzo delle azioni presenti nel mazzo, sia usufruendo della sua abilità, rimuovendo carte come Herald of Protection, che serviranno l'illusionista come anime al suo servizio anche dopo essere state giocate. Boltin, essendo un guerriero della luce, si servirà di quest'ultima per potenziare i suoi attacchi provenienti dalle sue due asce ad una mano chiamate corpo e mente. In più, caricandosi per la battaglia attraverso carte come V of the Vanguard, che gli permetteranno di posizionare quanti più possibili segnalini carica su di esso, il guerriero avrà la possibilità di potenziare in automatico i suoi fendenti, sia se la carica è avvenuta nel turno in corso e l'avversario si difenderà con una carta che sia un attack action,
sia nella sottofase di reazione di attacco, andando a mettere pressione all'avversario attraverso colpi sempre più forti e precisi. Chain sarà quell'eroe che, del dolore, ne farà un punto di forza. Il suo effetto gli permetterà di creare dei segnalini chiamati Soul Shackle, che ogni turno manderanno una carta dalla cima del mazzo nella Banish Zone. E sarà proprio attraverso questo effetto che il Runeblade trarrà la sua potenza, dato che potrà giocare un gran numero di carte presenti nel mazzo direttamente dalla Banish, come la carta Rift Bind, disponendo di una riserva costantemente maggiore di armi sotto il proprio controllo, andando a potenziare sempre di più ogni singolo attacco fisico, infliggendo in contemporanea dei danni arcani. La penalità per tutto ciò, però, sarà che si perderà vita ogni turno rispondendo al patto di sangue stretto per usufruire di questi mezzi agevolatori che avrete a vostra disposizione. Livia la Bruta, come ogni membro di questa classe che si rispetti, sarà governata dalla furia. Nel mazzo di questo eroe troverete azioni con un valore offensivo alto, chiaro segnale che in mente questa eroina ha solo una cosa: distruzione. Potrete quindi sferrare dei potenti attacchi efferati contro il vostro avversario, andando in certe occasioni a bandire carte dal cimitero, come per l'innesco della carta Hungering Slaughter Beast, per poi pagare, anche qui, come per Chain, un patto di sangue. Ma niente paura! Nel caso di Livia potrete usufruire del suo effetto costante, che vi permetterà di non perdere nessun punto vita se una carta con valore di attacco 6 o superiore sarà stata bandita nel turno corrente. Briar sarà un connubio perfetto tra attacco e difesa. Il suo effetto permanente, infatti, vi permetterà di generare un token Emboidment of Earth ogni volta che una vostra carta infliggerà danno, oppure creare un Emboidment of Light quando giocherete una seconda azione non attacco nel vostro turno. Ciò vi permetterà di prepararvi a sventare o ridurre i danni provenienti da un'offensiva del vostro rivale, o potenziare gli attacchi che deciderete di sferrare conferendo Go Again al primo defendente del turno corrente. In più, con le varie essenze del fulmine e della terra presenti nel mazzo, riuscirete agevolmente a strutturare una strategia di attacco degna di nota, infondendo le stesse essenze all'occorrenza, pagando il costo addizionale per potenziare le vostre azioni di attacco, come ad esempio Rites of Replenishment o Rise of Lightning. Lexi è la definizione da vocabolario di velocità e destrezza. Come per ogni Ranger, la sua arma più potente risiederà nello scagliare contro l'avversario quanti più attacchi possibili in un solo turno, attraverso azioni come Dazzling Crescendo o Chilling Icevein, andando ad infastidire le giocate future avversarie e, nel caso specifico di Lexi, anche attraverso l'utilizzo dell'arco, lo Shiver, che avrà un effetto davvero forte, soprattutto se l'eroina partirà per seconda, dato che potrà nel primo turno avversario utilizzare l'abilità istantanea dell'arma per piazzare una carta freccia a faccia in su nell'arsenale, per iniziare la sua fase di attacco nel turno successivo con una carta in più da poter giocare, che potrà sembrare poco, ma in FAB avere una singola carta in più potrà davvero fare la differenza tra la sconfitta e la vittoria. In più, ogni volta che posizionerete una carta nell'arsenale, una volta per turno, potrete rivelarla e, a seconda della sua natura, se sarà di origine tuono, potrete conferire Go Again al vostro prossimo attacco nel turno corrente, mentre se sarà ghiaccio, potrete creare un segnalino Frostbite sotto il controllo di un eroe bersaglio. Infine arriviamo ad Oldim, che essendo un guardiano, potente nel dare colpi e resistente nel riceverli, si preoccuperà di fare il suo nel miglior modo possibile.
Questo eroe avrà un buon tasso di difesa, dato che il suo effetto potrà essere utilizzato durante la sottofase di difesa, andando a prevenire due danni che gli verrebbero inflitti al costo di 3 risorse. Se poi una carta ghiaccio sarà stata appicciata per pagarne il costo, si costringerà l'avversario a mettere una delle sue carte nella mano in cima al suo deck, sottraendogli elementi utili per un eventuale secondo attacco. La forza di impatto di questo guardiano, scolpito dall'eternità del ghiaccio e dalla potenza e l'inamovibilità della terra, vedranno azioni con un valore di attacco genericamente molto alto, come la carta Glacial Footstep, che richiederà un pitch pari a 6 per poter essere giocata, e se utilizzerete l'infusione del ghiaccio, essa potrà essere bloccata da una sola carta proveniente dalla mano dell'avversario, guadagnando dominare. Ciò vi farà comprendere che l'obiettivo di Oldim sarà attaccare una sola volta per turno, ma con effetti devastanti. La panoramica che è stata appena fornita non ha preso in considerazione ogni singolo aspetto degli eroi presenti nei Blitz Deck, dato che lascerò a voi il piacere della scoperta. Ma almeno avrete un primo spunto di riflessione per ritrarvi nel gioco frizzante di Lexi o magari nel creare illusioni al vostro servizio proprio come fa Prism. Se vorrete un contenuto dedicato per ogni singolo eroe, vi basterà scrivermelo nei commenti, così da andare a trattare anche le varie build più nel dettaglio. Una cosa è certa, questi 7 Blitz Deck copriranno un vasto assortimento di personalità. Spetterà a voi capire quale più si avvicinerà alla vostra e procedere con la scelta. Conclusioni. I Blitz Deck di Flesh and Blood verranno venduti ad un prezzo indicativo di 12 euro. Saranno il prodotto ideale per chiunque vorrà iniziare a combattere nelle arene di FAB, rappresentando il primo step consigliato per i principianti, dopo aver giocato il mazzo di Ira. Troverete il link in descrizione al sito ufficiale per stampare la vostra copia pronta all'uso. E come dice anche la casa madre, saranno perfetti per affrontare i vostri amici in sessioni di gioco sempre più divertenti. Quindi, alla luce di tutto ciò, conviene acquistare i Blitz Deck di Flesh and Blood? La risposta è sì. Conviene assolutamente, soprattutto se, lo ripeto ancora una volta, vorrete avere un punto di partenza valido per iniziare la vostra avventura su Raid, con l'intenzione di evolvere il vostro stile di gioco avendo già un basamento pronto per sviluppare il vostro mazzo personalizzato in vista di tornei locali con formato Blitz. Sentitevi inoltre liberi di provarli letteralmente tutti ed esplorare anche altri stili di combattimento. Chissà se non vi scoprirete amanti di un eroe che neanche avevate preso in considerazione all'inizio della vostra avventura. A me è successo, sono partito con Dorinthea perché amo la classe guerriero e credevo che avrei giocato per l'eternità solo guerriero. Poi ho scoperto Oldim, e mi sono letteralmente innamorato del guardiano e delle sue dinamiche di combattimento. Concludendo, in descrizione vi ho lasciato il regolamento generale, il regolamento veloce e la sequenza di un turno di gioco completamente tradotti in italiano, così da poter affrontare ogni singola partita con un supporto sempre pronto per essere consultato. E voi, quale eroe sceglierete? O se lo avete già scelto, qual è stato il criterio che vi ha guidato nella selezione? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.